Innanzitutto benvenuti a tutti i partecipanti. Io sono Floriana Mulazzi dell'Università di Milano e mi occuperò questa mattina di ospitarvi all'interno della presentazione di cinque progetti che speriamo saranno per voi molto interessanti e della successiva discussione. A fianco a me nell'organizzazione dell'intera giornata c'è Confindustria Belluno Dolomiti e lascerei immediatamente la parola al suo presidente Andrea Ferrazzi per un benvenuto da parte sua prima di addentrarci nei tecnicismi della nostra giornata. Andrea, prego. Grazie Floriana, direttore, non presidente, altrimenti mi licenziano subito. No. No, grazie Floriana, grazie a tutti voi. Un saluto velocissimo per ringraziare ovviamente Unimont, che è nostro partner in diverse iniziative e ormai partner in un percorso che stiamo portando avanti con l'obiettivo di ridare centralità alla montagna italiana. E ringrazio tutti i relatori, saluto in modo particolare Gabriele Paglialonga di Industrio, che rappresenta un altro partner importante di Confindustria Belluno Dolomiti. E diciamo che il filo che ci lega è una sfida che abbiamo davanti, è una sfida che riteniamo decisiva per il futuro della provincia di Belluno, ma più in generale della montagna italiana, che potremmo sintetizzare in questo modo: ridare attrattività a questi territori, creando degli ecosistemi dell'innovazione, per scongiurare il rischio, ahimè, concreto, che l'innovazione e le competenze si concentrino unicamente nei grandi hub urbani, come sta avvenendo in questi ultimi anni. Credo che questa sia davvero una sfida decisiva per mantenere la popolazione in montagna, per contrastare il declino demografico, per mantenere intendo in montagna, le tante imprese, soprattutto manifatturiere, che permettono e hanno permesso in questi ultimi anni una crescita economica e sociale importante di questi territori. Quindi il tema di oggi, il tema dell'innovazione, laboratorio alpino, è un tema che ci sta davvero molto a cuore e che stiamo cercando di affrontare con numerosi progetti anche molto concreti. Vi ringrazio tutti, vi saluto e vi auguro soprattutto un buon lavoro e ti restituisco la parola. Grazie ancora. Grazie mille a te, Andrea. Benissimo, allora due parole su come si svolgerà questa mattinata. Allora, adesso introdurrò brevissimamente, spero, l'argomento di oggi, ovvero le Smart Specialization Strategy all'interno della regione alpina e il loro sviluppo. E dopo passerò la parola a cinque rappresentanti di progetti, imprese, che hanno realizzato appunto delle iniziative che potremmo sicuramente definire di successo e con ottimi risultati, ciascuno in uno dei temi che vi introdurrò a breve. Questi progetti serviranno come, diciamo, base di discussione. Al termine di queste presentazioni, voi potrete scegliere tre di questi cinque temi proposti e entrerete in una sala di discussione che sarà organizzata come un World Café. Quindi munitevi dopo le presentazioni di un buon caffè e preparatevi appunto a dire la vostra rispetto al tema da voi scelto e condividere con tutti se avete anche voi avuto delle esperienze simili a quelle presentate all'interno dei progetti, piuttosto che invece contrarie, in modo da arricchire l'esperienza di ciascuno. Tutto quello che verrà realizzato durante questi piccoli laboratori alla mattina, nel pomeriggio verrà ripreso all'interno del Seed Lab, organizzato da appunto i partner di Confindustria Belluno Dolomiti, in cui materialmente, attraverso un processo di design thinking, cominceremo a lavorare su tre diversi tavoli che sceglieremo a valle della giornata. Scusate, saranno digitalizzazione, turismo sostenibile
e circular economy. E quindi nel pomeriggio si comincerà invece a lavorare, quindi a proporre fattivamente idee per realizzare nuovi progetti all'interno di questi tre temi. Non indulgo oltre e scusate, questa sarà l'agenda delle presentazioni. Inizierà Johnny Malacarne con di Blue Tensor, Gabriele Paglialonga di Industrio Ventures, Gabriele Grea di Redmit Impresa Sociale, Matilde Cecchi di Area Science Park e Stefano Sala, collega di Unimont, che ci presenterà un progetto di turismo sostenibile. Di cosa parliamo dunque oggi? Le Smart Specialization Strategy o le strategie di specializzazione intelligente, scusate il refuso, ovviamente non poteva mancare, sono il sistema su cui l'Unione Europea ha deciso di puntare per lo sviluppo soprattutto delle tematiche di ricerca e innovazione all'interno delle varie regioni europee. Ogni regione sceglie le tematiche su cui ha un particolare interesse, in cui ha una particolare, ritiene di avere una particolare forza attraverso un processo di coinvolgimento di tutti gli stakeholder, quindi le imprese, le istituzioni di ricerca, anche i cittadini. E in questo processo condiviso, cosiddetto a tripla elica, perché appunto coinvolge queste tipologie di stakeholder, vengono portate in emersione quelli che sono gli elementi strategici di ciascuna regione. Abbiamo poi la macro regione alpina, che coinvolge 7 paesi diversi e, se non mi sbaglio, 49 regioni al suo interno. E il nostro obiettivo, l'obiettivo di questa ricerca è capire quali siano, se ci siano e quali siano, le strategie condivise all'interno della macroregione per poter fare leva su tali temi e riuscire a realizzare potenzialmente obiettivi più grandi, progetti più grandi in cooperazione sia cross-regionale che transnazionale. Nella prima parte di questo progetto, attraverso una raccolta dati piuttosto approfondita, abbiamo fatto emergere queste tematiche che risultano appunto condivise tra tutte le regioni alpine. Le tre principali sono la digitalizzazione e la trasformazione digitale in varie declinazioni, quindi intelligenza artificiale, trasformazione della produzione e industria 4.0. Abbiamo anche fortemente sentito in tutte le regioni il tema della sostenibilità, anche questo è molto ampio e si esplica in diverse sotto argomentazioni, quali per esempio l'economia circolare, le energie rinnovabili e la produzione pulita. E poi la mobilità, che è un tema veramente molto sentito all'interno di tutte le regioni, sia per il presente che per il prossimo futuro. E si tratta sia di mobilità intesa come infrastrutturazione, diciamo, fisica, quindi strade, ferrovie, sia smart mobility, quindi le potenzialità date dalle tecnologie digitali per una miglior mobilità all'interno della regione. Abbiamo un tema che viene sentito molto per il futuro, ovvero quella dell'innovazione sociale che dovrà affiancarsi quanto prima possibile all'innovazione tecnologica, su cui appunto molte regioni stanno puntando. E poi abbiamo, per quanto riguarda due dei paesi coinvolti, la Francia e l'Italia, un particolare interesse ovviamente per lo sviluppo del turismo, spesse volte visto anche dal punto di vista della sostenibilità. Perciò abbiamo invitato oggi a parlare con noi i rappresentanti che vi ho citato prima e
La logica con cui vi saranno presentati, con cui abbiamo chiesto a queste, i nostri relatori di presentarvi i progetti, è esattamente questa. Se tutte le famiglie felici si assomigliano, mentre quelle infelici sono infelici ciascuna a proprio modo, usiamo questa metafora, è anche vero che spesse volte si manca di sottolineare tutti gli ostacoli, le fatiche, l'impegno che comunque richiede essere una famiglia felice e quindi fuori di metafora, quali sono gli ostacoli e le difficoltà proprio che realizzare progetti che nella fattispecie appunto hanno dato ottimi risultati richiede. E sulla base di queste indicazioni lavoreremo poi appunto ciascuno nel nostro gruppo. Non perdo altro tempo e passo la parola al primo dei nostri relatori, che sarà Johnny Malacarne di Blue Tensor, e ci parlerà di un'esperienza relativa all'artificial intelligence. Prego Johnny, grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie Floriana della parola, è un piacere, un onore essere qua, dare il mio contributo a questo evento, sia perché mi piace diffondere, diciamo, la conoscenza sull'intelligenza artificiale, tema di cui parlerò, ma anche perché condivido assolutamente le finalità di questo progetto che ha, come ha detto, ha introdotto prima il direttore Ferrazzi. Io ho preparato qualche slide che condivido. Ditemi solo per cortesia se le state vedendo. Sì? Ottimo. E credo che questi momenti siano anche importanti per... Mi sentite adesso? Sì, scusami, deve esserci stato un problema. Prego, prego. Non so, fino adesso non avete sentito niente? No, abbiamo sentito tutto tranne l'introduzione della slide. Ah, ok, perfetto. Stavo... Sì, sì. Siccome mi ero... avevo segnato unmute, poi... Ok, chiedo scusa. E la... appunto, credo che una delle opportunità di questo, di questi momenti sia quello di fare un po' di networking, di conoscerci, per cui ne approfitto per fare una breve introduzione su chi sono e quello che facciamo. Io sono Johnny Malacarne, amministratore e uno dei soci fondatori di Blue Tensor. Noi ci occupiamo di sviluppare soluzioni verticali di intelligenza artificiale, significa che noi lavoriamo in maniera customizzata, realizziamo delle soluzioni altamente customizzate per i nostri clienti, partendo dai bisogni dei clienti per implementare all'interno l'intelligenza artificiale. Lo facciamo attraverso il nostro team di specialisti che sono focalizzati in questo. Noi nasciamo come azienda che fa esclusivamente intelligenza artificiale, quindi rispetto magari ad altre software house che hanno un po' aggiunto nel catalogo queste tecnologie, noi siamo proprio nati con focussati su questo argomento. Lo facciamo grazie al nostro team interno e anche e soprattutto grazie a un network di collaborazioni con università, centri di ricerca eccellenti sia in Italia che all'estero. Questo ci permette di portare ai nostri clienti le ultime tecnologie disponibili su questo argomento, cosa estremamente importante perché nel settore dell'intelligenza artificiale, soprattutto per dare, diciamo, un risultato di buona qualità è abbastanza semplice, per dare un risultato di ottima qualità in linea con gli standard industriali è necessario lavorare veramente in maniera molto meticolosa, portando veramente le ultime novità sia in termini di architetture sia in termini di algoritmi. Lo facciamo con tanta passione, noi crediamo che l'intelligenza artificiale possa migliorare la qualità del lavoro, quindi non solo inteso come aumentare il business, ma proprio si traduce nel migliorare la qualità e lo stile di vita. E dal punto di vista applicativo, lavoriamo su tre tecnologie. Tecnologia numero uno, Natural Language Processing, significa estrarre
informazioni da contenuti testuali, scritti o parlati, quindi estrarre informazioni o anche generare informazioni, argomento molto interessante. In questi ultimi 2 o 3 anni sta avendo una crescita veramente esponenziale grazie alle innovazioni tecnologiche proprio in questo ambito. Tecnologia numero 2 è la computer vision, significa riconoscere oggetti in immagini, sia fisse che in movimento. Dopo vedremo appunto un esempio in particolare di applicativo sviluppato su questo tema. Terzo tema, l'analisi predittiva, ovvero estrarre informazioni di qualità da grossi contenuti di dati strutturati o non strutturati per fare forecast, predizioni e cose di questo tipo. Dal punto di vista dei settori industriali, noi operiamo praticamente in maniera trasversale. Noi siamo specializzati sulla parte degli algoritmi, sulla parte della tecnologia, e ci affianchiamo alle imprese per sviluppare in maniera verticale delle soluzioni che poi si traducono in crescita del business per l'impresa. Gli obiettivi sono proprio, dal punto di vista del business, sono tendenzialmente 3 quando si parla di intelligenza artificiale: l'aumento dell'efficienza e quindi aumentare la velocità produttiva, quindi ridurre gli sprechi. Secondo obiettivo, estrarre informazioni di qualità dai dati, che significa avere dei sistemi che suggeriscono le strategie migliori da adottare per il proprio business. Terzo obiettivo, il miglioramento della customer experience, ovvero dell'esperienza utente. Adesso volevo condividere qualche breve case history relativo alla computer vision, tema di cui parleremo appunto oggi. In questa slide vedete un esempio di analisi dei difetti, sistema per analisi automatica dei difetti. E in questo caso abbiamo utilizzato deep learning, e tramite queste tecnologie riusciamo ad arrivare anche a riconoscere il 100% dei difetti sopra determinate caratteristiche con una quantità minima di falsi positivi. Altro esempio di computer vision: questo è un sistema che abbiamo realizzato l'anno scorso in collaborazione con l'Università di Trento, e di fatto è il primo algoritmo al mondo di deep learning applicato a diagnosi e monitoraggio della polmonite da Covid-19, un progetto molto molto interessante dal quale ne abbiamo sviluppato una piattaforma attualmente utilizzata da circa 400 strutture sparse in giro per il mondo. E da questa iniziativa è nato uno spin-off di cui noi siamo partner, siamo soci fondatori, che si chiama UltraAI, e questo spin-off ha come obiettivo sviluppare anche altri algoritmi non solo dedicati al Covid, ma a tante patologie che possono essere rilevate in maniera efficace e non invasiva tramite le ecografie polmonari. So che abbiamo poco tempo, per cui presento il progetto di oggi che riguarda appunto l'intelligenza artificiale applicata a analisi di situazioni potenzialmente critiche in ambienti pubblici. Gli obiettivi di questo progetto, è un progetto che abbiamo realizzato per un grosso cliente. Il cliente finale è una grossa città italiana. Per questioni di privacy non si possono dire i nomi, anche perché noi abbiamo lavorato per un system integrator, quindi l'obiettivo era sviluppare una serie di algoritmi per il riconoscimento di alcune criticità da immagini video, sostanzialmente, tra cui il riconoscimento della caduta da scale mobili, il riconoscimento facciale, il riconoscimento e la gestione del flusso, il monitoraggio del flusso delle persone e riconoscimento automatico della violenza. Giusto un dettaglio tecnico: questo tipo di progetti, per essere realizzati in questo tipo di progetti, tipicamente si segue un approccio metodologico di questo tipo, dove si parte da una attenta analisi che viene fatta appunto nella fase di setup, dove si va ad analizzare a fondo i requisiti del sistema. Successivamente abbiamo la parte di progettazione, quindi la parte di data preparation, che in un progetto di intelligenza artificiale è fondamentale. Data preparation significa andare a ripulire, filtrare e diciamo preparare i dati, tecnicamente quello che viene detto il dataset, che serve poi per addestrare l'intelligenza artificiale, ovvero il software che va ad analizzare l'oggetto in questione. Una volta che la parte di sviluppo viene svolta secondo una modalità agile, quindi con tanti piccoli rilasci, per arrivare, una volta fatto il test, il test singolo, il test complessivo, a diciamo rilasciare in produzione la soluzione, il tutto seguito da
dal PM Office per questioni di gestione e per garantire elevati standard qualitativi. Ho pensato di farvi vedere qualche esempio proprio degli algoritmi che abbiamo realizzato condividendo alcune immagini. In questa prima slide vedete un esempio di sistema per il monitoraggio e il conteggio delle persone. Il video che vedete, nel video che vedete, l'intelligenza artificiale riconosce le persone sulla base dello stile della camminata, della velocità, delle gesture, quindi di come si muovono, e nel caso specifico il sistema è montato in un luogo dove ci sono 50 telecamere e il sistema è in grado di riconoscere le persone all'interno dello spostamento di tutto lo spazio pubblico. Altro esempio, qui andiamo a riconoscere ed ad identificare una eventuale caduta dalle scale mobili. Se vedete nell'immagine la persona, il tag diventa rosso, significa che ha riconosciuto che la persona è caduta dalle scale sostanzialmente. Altro esempio, face to cam recognition. Questo è un esempio che abbiamo messo dei video sostanzialmente. Per questione di privacy abbiamo messo la nostra faccia, così non abbiamo problemi, e vedete dalle immagini l'ID significa che il sistema ha riconosciuto la faccia, e nell'immagine in basso vedete che inquadrando da diverse angolazioni il sistema continua a seguire e a riconoscere la faccia, sostanzialmente la persona. Ultimo esempio, riconoscimento automatico di episodi di violenza. Per questa presentazione abbiamo fatto ad hoc una sequenza, abbiamo preso delle sequenze di immagini che si trovano sulla rete e dalle quali il sistema, nel momento in cui identifica una scena di violenza, se vedete nelle scritte, cambia la probabilità della presenza di violenza e anche appare se viene diciamo identificata una scena di violenza o meno. Tutti questi algoritmi sono ovviamente applicati possono essere applicati ad ambiti di sorveglianza pubblica e quindi possono aiutare in maniera sensibile a migliorare la qualità del controllo dei sistemi di videosorveglianza pubblica. E molto spesso mi è capitato in passato ancora di entrare in queste mega centrali operative con dei monitor giganteschi. Io credo che, insomma, oltre che a spendere, diciamo, e investire nell'aumentare le infrastrutture, bisognerebbe investire anche nel migliorare la qualità degli algoritmi che possono dare un valido contributo. Con questo ho concluso, vi lascio i riferimenti e ovviamente sono a disposizione per eventuali domande adesso anche successivamente nei vari tavoli. Grazie. Grazie mille, Johnny. Molto interessante, magari teniamo le domande per la fine delle presentazioni e poi appunto gli approfondimenti eventualmente nelle stanze dedicate. Passerei la parola a Gabriele Paglialonga, che ci presenterà un progetto di Open Innovation, Mac 3D. Prego, Gabriele. Sì, grazie Floriana. Allora, io vado a condividere lo schermo. Vi anticipo che chiaramente il tema dell'open innovation è estremamente ampio e anche abbastanza, come dire, generale, per cui presenterò un progetto, ma che è comunque un progetto in linea con quello che fa industria, per cui cercherò di utilizzare il più possibile industria come base di partenza per poi capire anche come siamo arrivati ad investire in una startup. Quindi quello che oggi presento è di fatto a tutti gli effetti un caso di scoperta e approfondimento e poi investimento di una delle nostre startup partecipate. Vi chiedo solo conferma che vediate il mio schermo? Sì, vediamo. Perfetto, allora parto. Come detto, sono Gabriele Paglialonga, direttore di Industria Ventures. Vi descrivo brevemente chi siamo. Allora, Industrio è un acceleratore di startup di prodotto. Usiamo
ad ampio raggio il termine hardware. In realtà hardware significa non puramente digitali e non puramente di servizi. Poi sappiamo che nel mondo del, diciamo, dell'hardware entra chiaramente la parte software, entra anche la parte di servizi, soprattutto nei modelli di business. Quindi, però ecco, ci deve essere quantomeno una componente di prodotto nelle startup in cui andiamo ad investire. Siamo un acceleratore investitore nato nel 2014 con una forte matrice industriale, cioè siamo stati fondati, e questa è la prima delle nostre peculiarità, da imprenditori manifatturieri, a cui poi sono aggiunti anche dei fondi di investimento, però abbiamo una matrice che è quella dell'imprenditorialità. E questa è una delle nostre particolarità, io ne cito sempre tre. La prima è questa, essere nati con alle spalle delle PMI, quindi non grandi corporate che spesso sappiamo sponsorizzare, acceleratori, incubatori e quant'altro, ma con una matrice più, se vogliamo, da classica azienda industriale italiana. Abbiamo una seconda peculiarità che è quella di essere per l'appunto focalizzati su temi come la meccatronica, l'industria 4.0 e le tecnologie e le discipline che vi stanno sotto. E l'ultima particolarità, è la più, se vogliamo, simpatica, è quella di essere, io lo chiamo l'acceleratore di provincia, noi ve lo dirò poi fra qualche slide con più dettagli, siamo un acceleratore che è nato, cresciuto e si è poi allargato a centri non metropolitani. Qui vedete alcuni veloci risultati, indicatori del nostro acceleratore. Di base abbiamo investito in 5 anni in 12 startup, fatto 5 exit, sempre verso partner peraltro industriali, quindi exit non finanziari ma verso aziende industriali. E il dato che mi piace sempre ricordare è quello che vedete in basso a destra, quindi i patents, i brevetti che sono stati realizzati grazie alle nostre startup, che sono 15, un elemento fondamentale per noi nell'andare a scegliere anche le startup su cui investiamo. Adesso vi darò alcuni elementi che parlano di Open Innovation in maniera indiretta, ma seguitemi e vedrete che alla fine della presentazione tutto diciamo coinfluirà in un unico ragionamento. Noi, come vi accennavo, siamo un acceleratore, siamo nati in Trentino, all'interno del polo della meccatronica, che è questo edificio che vedete qui, che è di per sé un hub di aggregazione di imprese che si occupano di meccatronica, di laboratori e anche di startup. Parliamo di grandissime corporate che hanno lì i loro laboratori di ricerca, sviluppo e innovazione, parliamo di laboratori magari cogestiti anche da Fondazione Bruno Kessler, e vi farò un esempio più tardi, e di startup che, diciamo, a vario titolo utilizzano questo spazio e possono in qualche maniera beneficiare della contaminazione che si genera in un hub del genere. Negli anni però a seguire, soprattutto devo dire negli ultimi due, ci siamo spostati dall'essere diciamo concentrati solo sul polo della meccatronica di Rovereto a diventare in realtà un acceleratore distribuito che ha creato dei punti di appoggio che chiamiamo Industrial Point, dei nodi territoriali in altre 4 location, precisamente a Belluno, presso Confindustria Belluno Dolomiti, con Confindustria Belluno Dolomiti, da cui i rapporti naturalmente con Andrea, con Ferrazzi e con Cristina Seu, che sono presenti oggi, presso Noi Tech Park a Bolzano, che è l'ufficio da cui vi sto parlando io in questo momento, presso il Carnegie Industrial Park di Tolmezzo, in provincia di Udine, e infine, il più recente, presso l'ex Officine Reggiane, con Open Accelerator, che è un'iniziativa portata avanti appunto da un'industria Reggio e da altri partner della zona di Reggio Emilia. Quindi mi piace pensare che siamo passati dall'essere, ecco, un acceleratore sì inserito in un ecosistema sicuramente innovativo e, diciamo, di frontiera per quanto riguarda la ricerca, che è quello trentino, a diventare un po' una piattaforma di innovazione ramificata su diversi territori, elemento fondamentale per occuparsi di innovazione aperta. Il nostro modello, che è anche il modello che proponiamo alle startup nel momento in cui decidiamo di collaborare con alcune di esse, che siano startup in cui abbiamo una partecipazione o anche startup che sono fuori dal nostro portafoglio di investimento ma con cui lavoriamo abitualmente, il nostro modello è quello dell'innovazione distribuita. Potremmo dire che è innovazione aperta e distribuita, ma il concetto non cambia. Di fatto è il link, il collegamento che permettiamo alle startup di fare con le aziende che fanno parte della nostra rete, siano esse nostre aziende socie o siano invece aziende partner con cui collaboriamo. Di nuovo parliamo, lo vedete dai nomi che ci sono qui, questa è una piccola selezione, di nuovo parliamo di PMI, quindi non parliamo spesso della grande corporate, parliamo di PMI,
Perché di PMI? Perché in un'ottica di innovazione aperta sono quelle che hanno più bisogno di intercettare startup innovative, quindi di salire su quel ponte che collega startup agili, veloci, con tecnologie, ma spesso con pochissima esperienza di business, a invece aziende consolidate. Sono aziende che hanno facility da mettere a disposizione delle startup e soprattutto hanno know-how, sono aziende che spesso dominano dei verticali tecnologici, dominano delle nicchie di mercato in cui, devo dire, soprattutto in Italia, pur con numeri relativamente piccoli, ci sono delle, veramente dei domini di expertise molto, molto precisi, molto qualificati e anche molto riconosciuti a livello internazionale. Quindi il nostro modello di accelerazione e di open innovation a 360 gradi è questo, è il collegamento mondo startup, mondo PMI, socie e partner. Negli ultimi anni, grazie anche all'estensione su diverse regioni italiane, abbiamo rafforzato molto la nostra lista di partner di scouting. Anche qui vedete una selezione nazionale e internazionale. Questa è una lista che cambia, diciamo, spesso ogni trimestre, ogni semestre. Qui ho fatto una selezione che ritenevo interessante per questo incontro. Perché abbiamo una lista di partner per lo scouting definita e, diciamo, con cui abbiamo effettivamente degli accordi? Per avere quelle che io chiamo referenze qualificate. Quindi per avere delle referenze fatte da centri di trasferimento tecnologico, enti di ricerca, singoli professionisti o singoli accademici o altre aziende che ci permettano in qualche maniera di qualificare i progetti che iniziamo a seguire e che vogliamo in qualche modo mettere sotto la lente di ingrandimento di industria oppure portare all'attenzione dei nostri clienti e quindi di aziende con cui facciamo progetti di innovazione aperta. Ecco, questo è un elemento cruciale dell'innovazione aperta, cioè l'avere qualcuno all'inizio del proprio funnel, all'inizio della propria, se vogliamo, area di scouting, che possa intermediare, qualificare i progetti che si vanno ad incontrare. Qui sotto vedete in basso il premio Gaetano Marzotto, che è un premio nazionale molto importante e famoso che ogni anno crea tantissima visibilità per progetti di startup, anche in una fase molto iniziale, che vogliono pian piano andare a affacciarsi al mercato, cercare investitori, eccetera. E grazie proprio al premio Marzotto, nel 2021, un mese e mezzo fa circa, ma con un lavoro che parte da lontano e che poi vedrete, abbiamo deciso di investire in una startup che si chiama Mac3D, di cui vi parlerò brevemente. È una startup, appunto, che noi abbiamo conosciuto grazie a uno dei nostri partner di scouting, che è il Marzotto, e che si occupa di realizzare una piattaforma completa per il material testing. Material testing, per capirci, è un processo chiave, fondamentale per tutti quelli che, diciamo, per quella filiera che va dall'utilizzo di materia prima grezza alla creazione di semi lavorati e poi di prodotti finiti. Lo fa creando una macchina di prova di dimensioni compatte, una procedura di prova standardizzata e infine una piattaforma cloud. I vantaggi principali che ci hanno spinto poi a decidere di investire in questa startup sono stati la dimensione di questa macchina, quindi il fatto che sia molto compatta, una macchina che possiamo chiamare desk rispetto a quello che oggi è lo standard di mercato, ma anche che possa dare una velocità di risposta rispetto alla caratterizzazione dei materiali molto molto più efficiente dello standard attuale. Considerate che oggi fare test, fare prove meccaniche, prove sui materiali attraverso centri di ricerca o laboratori esterni o anche attraverso propri laboratori ha un tempo medio di risposta che va dai 3 ai 4 giorni. Con Mac3D questa tempistica si riduce a circa 5 minuti. Ecco, noi in questo settore abbiamo visto un grande potenziale, soprattutto per quello che è il mercato italiano, ma naturalmente anche di alcuni paesi europei limitrofi, dove c'è ancora molta produzione, molta manifattura, e naturalmente abbiamo visto anche una serie di opportunità che vanno dietro al filone dell'additive manufacturing, quindi alla necessità di produrre materiali in tempi più veloci, ma naturalmente di doverli anche testare prima di essere mandati in produzione,
che sta già crescendo, andrà crescendo e che continuerà a crescere nei prossimi anni. Il caso per noi Mach3D e il motivo per cui io ho scelto questo caso per la presentazione di oggi è che dietro alla scelta di questa startup c'è stato un percorso, che è un percorso a tutti gli effetti di Open Innovation. Quando si pensa all'Open Innovation spesso si pensa sempre al rapporto tra aziende, quindi ad un rapporto, se vogliamo, che può essere di supply, di fornitura, che può essere di ricerca e sviluppo, di co-development, eccetera, eccetera. E più raramente si pensa invece ad un'iniziativa di investimento, di scouting e di investimento. Invece ho provato a ribaltare il ragionamento e a portare questo tipo di approccio perché l'altro è più conosciuto, è più, se vogliamo, mainstream e, diciamo, è un po' lo standard a cui tutti si riferiscono quando parlano di innovazione aperta. Questo, se vogliamo, è più monodirezionale perché è un investitore, industria, che decide di mettere nei radar e poi di investire in una startup, ma come vedete da questa chart che adesso vi spiego, coinvolge una serie di altri attori ed è per questo che l'open innovation in realtà è trasversale a tutti i processi di cui almeno noi ci occupiamo. Come vi raccontavo, noi abbiamo conosciuto Mach3D al premio Marzotto in giugno 2019, però Mach3D viene da una sua storia di ideazione del progetto all'interno dell'Università di Parma, da cui provengono i loro fondatori. Successivamente passa attraverso una serie di competizioni per startup regionali, Startup Emilia-Romagna, ma soprattutto App Idea, che è un progetto portato avanti da un'industria a Reggio Emilia, oggi nostro partner presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, e quindi arriva il progetto Gaetano Marzotto già con un minimo di infarinature, con un minimo di credenziali alle spalle, con un pezzetto di percorso fatto. Noi li conosciamo di persona per la prima volta nel giugno del 2019 e decidiamo, avendo deciso di premiare questa startup, decidiamo di incubarli presso Industria Rovereto per un paio di mesi. Ovviamente lo scopo era quello di monitorarli, di capire meglio cosa potesse fare la propria tecnologia, ma questa è una cosa che noi non avremmo potuto fare da soli. Abbiamo sfruttato dentro il polo della meccatronica la presenza della Prom Facility. Prom Facility è un nostro partner storico che sta un piano sotto di noi nel polo della meccatronica, che si occupa di progettazione, prototipazione e tutto ciò che riguarda il mondo del digital manufacturing, tutto ciò che è il mondo additive e subtracting manufacturing. Ha una facility con milioni di macchine che rappresentano lo stato dell'arte nel mondo dell'additive e ci siamo appoggiati a loro per capire meglio l'utilizzo di un prodotto come quello di Mach3D all'interno di una filiera produttiva. Chiaramente all'interno del Prom Facility ci sono aziende, ci sono macchinari, ma ci sono anche scienziati, ingegneri, personale del mondo della ricerca. In particolare penso a Fondazione Bruno Kessler. Aver lavorato con loro ci ha permesso poi di validare, da un punto di vista di nuovo di interesse tecnico, il progetto con dei partner industriali della rete d'industria, ma chiaramente anche della rete del polo della meccatronica e della Prom, per capire se loro stessi sarebbero stati eventualmente interessati a comprare o a utilizzare un macchinario come quello proposto da Mach3D. Sulla base dei feedback positivi che abbiamo avuto, abbiamo fatto partire un processo di due diligence, chiaramente due diligence finalizzata ad un investimento, quindi con grande attenzione su aspetti finanziari, ma anche diciamo strategici e produttivi. E di nuovo, qui non vi sto a tediare sul come fa due diligence industria, però un elemento fondamentale della nostra due diligence è il coinvolgimento di partner esterni, totalmente scollegati o parzialmente scollegati da industria, quindi non team interno, ma accademici, imprenditori, altri fondi di investimento che possono mettere il naso e validare, o comunque in qualche maniera convalidare le informazioni che abbiamo già recuperato su una certa startup. Quindi di nuovo, rapporti esterni che entrano in un percorso di due diligence molto focalizzato. Grazie ad un risultato positivo, evidentemente, di questa due diligence, siamo arrivati a marzo 2021 a finalizzare l'investimento in Mach3D e quindi oggi è la nostra, è l'ultima startup su cui abbiamo investito e di cui siamo appunto soci. Questo esempio, Mach3D, che vedete qui, e vi do già un elemento che potete capire, giugno 2019, marzo 2021, tempi non strettissimi, ma questo è uno standard nell'innovazione aperta. Questo esempio, e ve ne potrei dare tanti altri, mi porta all'ultima slide. E quindi qual è la lezione che io o noi come industria abbiamo imparato negli ultimi anni
fino ad oggi, perché chiaramente parliamo di un settore che cambia tantissimo e che è nato con certi presupposti 20 anni fa, anche a livello di letteratura, i primi a parlarne sono stati quelli di Procter & Gamble, in un'ottica molto diversa da quella di cui se ne parla oggi, per cui è un settore che cambia, ma ad oggi ho voluto identificare alcune difficoltà che abbiamo avuto nel gestire il progetto MacterB, ma in generale su tanti progetti di Open Innovation, e anche alcuni, li ho chiamati takeaways o diciamo piccoli input che mi permetto di condividere. Allora, sul fronte delle difficoltà, vi dico subito i campanilismi regionali. Sembra banale, ma è una difficoltà culturale esistente. Spesso sento dire la nostra startup, dentro incubatori, università, centri di ricerca, addirittura enti pubblici, sento si dice noi facciamo startup, e tu chiedi ma come fate startup? Ci investite? No. E quindi nostra di chi? Perché la startup è di chi la fonda, di chi ci mette soldi. Quindi bisogna in qualche maniera essere soci di quella startup, no? Per definirla nostra. Ecco, una difficoltà che spesso ci troviamo ad avere è che si fa fatica a capire o anche banalmente a condividere informazioni su certe startup, perché c'è molto campanilismo quando si parla di progetti, soprattutto quelli che stanno nascendo su un territorio. La mancanza di referenze qualificate sui progetti che siano già avviati o da avviare. Spesso la difficoltà nell'open innovation è proprio capire come fare la scrematura, dove mettere il filtro, quali sono i progetti su cui valga veramente la pena puntare. La qualità del funnel, fa riferimento al punto sopra, ma certamente non è tanto importante vedere decine di migliaia di progetti. Sappiamo che per fare scouting basterebbero delle licenze di database, e spesso lo si fa in quel modo, ma sappiamo anche che quello che conta è la qualità dei progetti che si vanno ad analizzare. Infine delle tempistiche che sono spesso molto lunghe. L'avete visto prima con Mac3D, che è una startup, e uno potrebbe dire vabbè, ma con una startup è facile, una startup ha bisogno di quattrini, quindi se trova l'investitore giusto si fa presto. In realtà non è proprio così, perché quelle startup vanno trovate, vanno analizzate, vanno gestite, vanno messe all'interno di un percorso che deve essere condiviso e sul quale poi si vanno ad attivare tanti altri partner, quindi non è sempre così, così scontato. E questo è anche il motivo per cui ho messo la nostra lista di partner territoriali al centro di questa slide, no? Perché, e questi sono i miei takeaways, perché grazie a questi partner si possono risolvere o si possono in qualche maniera abbassare i rischi legati alla difficoltà che ho appena citato. Vi cito i miei input: identificare a monte i propri target di interesse. Quando si fa innovazione aperta, a noi capita spesso con aziende, con PMI, con cui facciamo progetti di innovazione aperta o di scouting, dove si fa una fatica... Si fa molta fatica a identificare quali siano gli obiettivi del cliente e come traduciamo, no, ciò che l'azienda ha in testa con ciò che effettivamente il mondo là fuori può mettere a disposizione. Quindi identificare bene i propri settori, i propri domini tecnologici, la propria strategia legata ad un progetto di innovazione aperta, che non può essere solo cerco novità, quello è un po' riduttivo. Bisogna fare un percorso, è un percorso se vogliamo anche introspettivo, ma di assessment dei bisogni, che poi si possono tradurre e portare nel mondo esterno dove si va a fare Open Innovation. Teniamo presente che l'Open Innovation è un po' il telefono senza fili, quindi ad ogni interazione rischio di perdere il controllo sull'informazione, per cui tanto più riesco ad essere preciso, tanto meglio riesco a controllare poi dei soggetti terzi, esterni, su cui ovviamente non ho il controllo che posso avere sui miei collaboratori interni. Altro input: creare relazioni stabili con partner di valore. L'ho citato prima, noi abbiamo una serie di partner per lo scouting e di partner territoriali che danno tantissima stabilità e fiducia nelle relazioni che abbiamo. Io so che quando arrivano progetti da certi soggetti non mi aspetto, diciamo, progetti di scarsa qualità, e tendo a pensare viceversa. E questo è molto importante, però va detto che queste partnership hanno bisogno di relazioni che devono essere alimentate con continuità. È come dar da bere a una pianta, no? Non lo posso fare una volta e sperare che poi il mese dopo la pianta stia ancora bene, salvo che sia un cactus. Devo provare a farlo continuamente. Quella lista di partner che a noi permette di valutare le startup in un certo modo, valutare progetti in un certo modo, ce la dobbiamo avere a monte. Non possiamo averla, diciamo, crearla ad hoc ad ogni possibile interazione, no? Perché porterebbe via un sacco di tempo. Quindi l'investimento sui team, sulle relazioni, deve essere fatto, diciamo, tutto l'anno, tutti i giorni. E infine,
creare alternative competitive. Questo vale per le aziende, vale per gli investitori, ma vale anche per chi usa risorse pubbliche per supportare progetti di innovazione. Non è vero che sono tutte uguali, però siccome sappiamo che i tempi possono essere anche molto lunghi, ripeto, avere un'unica fiche su un unico tavolo non è saggio. Avere alternative competitive sui progetti che andiamo ad analizzare, sui partner con cui andiamo a lavorare per cercare quei progetti, eccetera, eccetera, ci permette in qualche maniera di abbassare il rischio di poi trovarci con poche soluzioni che non soddisfano la richiesta del nostro cliente, o la richiesta del nostro investitore, o la nostra stessa richiesta. Con questo io vi ringrazio, vi saluto, grazie ancora agli organizzatori per l'invito, è stato un piacere. Lascerei le domande per la fase successiva. Ti ringrazio tantissimo, Gabriele, è stata veramente una presentazione approfondita e molto interessante. E passerei la parola a un altro Gabriele Grea, di Redmint Impresa Sociale, che ci presenterà il progetto di Smart Mobility SharePlace. Prego, Gabriele. Grazie, Floriana. Quante volte capita di avere un Gabriele dopo un Gabriele? Pochissime. Fantastico. Complimenti anche agli organizzatori per l'agenda. Dunque, mi presento brevissimamente. Io sono Gabriele Grea, collaboro con Redmint Impresa Sociale, che è una cooperativa di ricercatori a livello internazionale che si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue varie forme. Oggi mi avete invitato a parlare di mobilità sostenibile, che, come hai spiegato bene tu, è uno degli aspetti anche a livello di macro regione che in termini di innovazione stimola più sensibilità da parte dei portatori di interesse. E allora io vi parlo del progetto SharePlace. SharePlace è un progetto di un altro programma di cooperazione inter transnazionale, che è il programma Central Europe, che per molti aspetti e buona parte dei territori si sovrappone parzialmente allo spazio alpino che ci ospita oggi. Che cos'è SharePlace? SharePlace è un progetto che è stato cofinanziato da Central Europe nella scorsa programmazione, quella appena terminata. Il progetto è iniziato nel maggio del 2017, si è concluso proprio nel novembre del 2020 e ha visto la partecipazione di 11 partner per 5 paesi differenti. Adesso vi racconto un pochino quelle che sono le cose che sono successe all'interno del progetto. Allora, partiamo dagli obiettivi. L'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare un nuovo approccio, un approccio innovativo per contribuire al miglioramento della connettività delle reti di mobilità sostenibile che esistono, ovvero le reti di trasporto, tradizionali, per connettere meglio i territori e le aree a differenti densità. Per fare questo, che l'highlight, l'idea di fondo del progetto era quello di lavorare affinché migliorassero le potenzialità di integrazione di quelle che sono le opzioni di mobilità condivisa e flessibile all'interno dei sistemi di trasporto come siamo abituati ad immaginare. Questo è un aspetto particolarmente interessante dal mio punto di vista, perché l'obiettivo di fondo, il tema di fondo era quello di estrarre valore e muovere in qualche modo quelle che sono le esperienze mainstream di mobilità condivisa, la sharing mobility, eccetera, e flessibile, quindi l'utilizzo di tecnologia per rendere flessibili quelli che sono i servizi tradizionali, un po' al di fuori della classica comfort zone dell'ecosistema di mobilità. Che cos'è la comfort zone del sistema di mobilità? È un'area densamente popolata, molto compatta, all'interno del quale la condivisione crea economia di scala, crea un utilizzo più efficiente delle risorse. La sfida era un po' quella di portare questo tema al di fuori del contesto e questi servizi un po' al di fuori del contesto in cui sono nati, si sono sviluppati, stanno trovando il loro break-even economico, perché eravamo convinti e siamo tuttora convinti che questo possa generare
importanti soluzioni e importanti benefici per le comunità e per gli utenti. Il progetto ha coinvolto cinque differenti aree pilota: la città di Ulm, quella di Bergamo, l'area di Crema le città di Zalaegerszeg in Ungheria e Osijek in Croazia. Siamo partiti da un approccio decisamente bottom-up, in cui abbiamo stabilito in queste cinque realtà dei Living Lab, coinvolgendo portatori di interesse di differenti target group, invitati a identificare le problematiche principali dei sistemi esistenti e a codisegnare delle soluzioni per il loro miglioramento o per la soluzione di problematiche di accessibilità, prevalentemente di connettività, che non erano risolte dal sistema in quanto tale. Ulm, tra l'altro, cominciamo da loro, è un contesto particolarmente interessante, che ci ha dato ispirazione per il nostro progetto, perché Ulm è il luogo da dove è un po' iniziata la shared mobility, perché è stato il primo test di un servizio che conoscete più o meno tutti, immagino, che è il servizio di car sharing di Car2Go. È iniziato diversi anni fa come un test che poi ha verificato che le condizioni di realtà urbane di dimensioni medio-piccole e con un interland piuttosto disperso non sono il contesto ideale per la crescita di iniziative, chiamiamole così, a mercato che riguardano che integrano i sistemi tradizionali. A partire da questo concetto, come abbiamo detto, l'obiettivo è quello di provare a integrare i paradigmi dell'economia collaborativa all'interno di un settore, quello dei trasporti, dove è vero che è un settore fortemente regolato, ma è anche un settore dove c'è un certo grado di competitività che è particolarmente rilevante. Se non è competizione nel mercato, perché non lo può essere, è comunque una competizione per il mercato abbastanza serrata. Dicevamo, in queste cinque aree, alla fine, i nostri il Living Lab, con il supporto dei partner di progetto, con il supporto di metodologie per il coinvolgimento e per il co-design, hanno sviluppato cinque disegni differenti, cinque approcci differenti. In Ulm, le soluzioni si sono focalizzate sull'integrazione dei dati e delle informazioni per proporre dei concetti di mobilità integrata, il cosiddetto multimodal travel planner, che altro non è che il punto di partenza per lo sviluppo di un ecosistema di mobilità, ovvero un contesto nel quale possiamo utilizzare differenti servizi di mobilità in maniera continua, attraverso un supporto tecnologico, chiaramente, per soddisfare tutti i nostri bisogni. Quindi possiamo utilizzare mezzi condivisi, possiamo utilizzare l'autobus, il treno, il bike sharing e così via, in maniera, continua e immediata, per soddisfare il nostro bisogno di mobilità in maniera efficiente e sostenibile. L'approccio interessante dal punto di vista di quello che è successo a Ulm, ve lo racconto poi più tardi un pochino più nel dettaglio, è legato al tema dell'utilizzo di piattaforme open source, dello sviluppo open di codice che è facilmente replicabile e implementabile non solo nel territorio dove è stato sviluppato, ma anche in altri territori. Lo stesso esercizio è stato condotto anche nella città di Osijek in Croazia, quindi l'approccio open alla condivisione e integrazione dei dati è stato una prima linea di riferimento un pochino di tutto il progetto, che ha toccato dal punto di vista dell'implementazione solo questi due piloti, ma che ha interessato tutto il contesto. Un altro esempio è quello di Bergamo, dove partendo dalle esigenze degli studenti e facendo un test con le amministrazioni pubbliche
è stato sviluppato un sistema, è stato promosso un sistema di carpooling intermodale, cioè già disegnato per essere integrato con le reti esistenti, mentre Crema e Zalegerszeg si sono focalizzate sul cosiddetto demand responsive transport, quindi la mobilità flessibile, i cosiddetti servizi a chiamata, che a Zalegerszeg sono stati sviluppati come pilota in aree dove non c'era nessuna forma di trasporto e integrati alla rete esistente, mentre a Crema sono stati rilanciati. Crema è una realtà in cui questi servizi esistono e che rappresentano la spina dorsale del sistema di trasporto da molti anni, però è un sistema tradizionale basato sulle chiamate telefoniche che è stato rivisto in una logica di digitalizzazione progressiva. Quali sono state le sfide principali che abbiamo dovuto affrontare, quindi le difficoltà? Partiamo proprio dalle difficoltà che il progetto ha dovuto affrontare. Il primo è il tema della partecipazione. Abbiamo deciso di improntare il nostro processo sul, come abbiamo detto, sul Living Lab, sulla co-design, eccetera. Il coinvolgimento dei portatori di interesse e soprattutto la creazione delle opportunità di dialogo tra differenti target group che vanno dall'utente all'istituzione pubblica hanno rappresentato non tanto un ostacolo quanto una sfida nel cercare di identificare le metodologie, le tecniche corrette affinché il dibattito e il dialogo fosse indirizzato verso la partecipazione costruttiva e la co-creazione di soluzioni piuttosto che verso, diciamo, un dibattito dualistico tra chi proponeva delle wish list e chi diceva sostanzialmente che esistono una serie di vincoli molto forti alla realizzazione di tutti i desiderati, dalla soddisfazione di tutti i desiderata degli utenti. Il secondo ostacolo, chiamiamolo così, o secondo ordine di sfide, era legato all'implementazione. Non parlerò, come sta facendo nessuno, correttamente, del tema contingente legato al Covid, che chiaramente nei trasporti è stato un elemento importante, ma comunque di altri aspetti e ostacoli che si sono frapposti tra il completamento del design dei nuovi progetti e delle nuove idee e la loro realizzazione legati ad aspetti cogenti, più specifici, legati alla programmazione dei servizi, legati alle barriere di carattere istituzionale all'implementazione. Tuttavia si è definito uno spazio all'interno del quale i test sono stati condotti e sono stati condotti anche con successo e hanno portato poi a spunti che dovranno essere poi implementati nel nuovo ciclo di policy. Noi sapete che per quanto riguarda la mobilità, le città hanno i piani urbani della mobilità sostenibile, nuovi approcci, nuovi spazi di innovazione rientrano in questo ciclo di policy e devono rientrare nel prossimo ciclo di policy, chiaramente per poter massimizzare l'apporto dell'innovazione e della collaborazione all'interno dei sistemi. Quindi questo per me è già un primo messaggio che voglio condividere: il fatto che spazi anche fisici e temporali per l'innovazione, per i test, per la sperimentazione di mobilità, di sistemi di mobilità innovativa sono importantissimi all'interno della pianificazione territoriale, all'interno della pianificazione dei trasporti, per far sì che effettivamente le soluzioni che possono essere adottate siano effettivamente compatibili con le necessità del territorio. Il terzo tema, il terzo ordine di sfide riguarda la digitalizzazione, ha riguardato la digitalizzazione, ci siamo focalizzati soprattutto sulle interazioni tra gli stakeholder per cercare di comprendere quali fossero le condizioni e anche i sistemi di incentivi affinché la condivisione dei dati e delle informazioni diventasse un elemento fondante per la creazione di ecosistemi di mobilità. Chiaramente un'azienda di trasporto conosce o pensa di conoscere molto bene le caratteristiche dei propri utenti e tende a mantenere questo patrimonio informativo come qualcosa
fortemente, diciamo, fortemente personale. A questo si aggiunge il fatto che spesso e volentieri come prassi, nei sistemi in cui si introduce la concorrenza nel mercato c'è una simmetria informativa tra chi ordina il servizio, l'amministrazione pubblica, e chi lo gestisce in termini di qualità, caratteristiche del servizio, ostacoli, costi, eccetera. E chiaramente la non conoscenza delle potenzialità della condivisione dei dati o di alcuni dati, il generalizzato timore che questa condivisione possa creare eventuali diciamo, cali di fiducia anche nell'utente finale, sono un elemento particolarmente, diciamo, particolarmente disabilitante delle economie collaborative e del potenziale di integrazione nei trasporti. L'ultimo aspetto è quello della sostenibilità economica. L'abbiamo detto all'inizio, l'innovazione legata a condivisione e flessibilità nasce in contesti adatti ad ospitarla. La nostra sfida era quella di cercare di estrarre valore dall'applicazione delle innovazioni e dell'approccio collaborativo in aree dove effettivamente, diciamo, l'utilizzo delle risorse è subefficiente per definizione, non solo quando parliamo di mobilità privata, ma anche quando parliamo di mobilità pubblica. Ecco, queste sono le sfide. Che cosa abbiamo creato all'interno del nostro progetto? Abbiamo creato qualcosa di tangibile, giusto per farvi vedere che questo tipo di progetti, anche applicati alla mobilità, possono generare, e senza, diciamo, investimenti o grandi investimenti, perché i progetti di cooperazione non li prevedono, possono generare output tangibili e soprattutto sostenibili. Ne cito, diciamo, tre velocemente, anche perché il tempo sta terminando. Il primo l'abbiamo chiamato Technology Service Hub, quindi è una soluzione open source, quindi una raccolta di codici che per i più geek troverete su GitHub disponibili e potete far parte di questa community di sviluppatori. È, dicevamo, una soluzione open source per l'integrazione dei dati di mobilità e la creazione di ecosistemi che promuovano la mobilità integrata. Questo è un output molto, molto importante, perché soddisfa quei requisiti di transnazionalità, di sostenibilità nel tempo e oltre la fine del progetto, che sono fondamentali e che nei progetti di mobilità non sono così semplici da identificare. Il secondo ordine di output è quello dei modelli di business sostenibili. Per ciascuna delle applicazioni abbiamo preso ispirazione dai modelli, diciamo, mainstream delle innovazioni nei trasporti e abbiamo creato, disegnato e adattato dei modelli di business che possano accompagnare i progetti verso una sostenibilità e una replicabilità sia all'interno del loro territorio sia all'interno di differenti regioni. Quindi per cercare di dare scalabilità a delle esperienze pilota che in quanto tali hanno affrontato un problema specifico. Dopodiché abbiamo i servizi attivati all'interno dei piloti e il loro futuro. Allora vi dico brevissimamente cosa è successo a Bergamo. Il test sul carpooling ha avuto chiaramente qualche difficoltà anche in termini di coinvolgimento degli utenti, visto il periodo, però verrà integrato all'interno delle misure per l'intermodalità che sono previste dal piano urbano della mobilità sostenibile. Il servizio di demand responsive transport, di bus a chiamata di Crema, è stato nel frattempo sia testato in background a Crema che implementato in altre aree, Pavia e l'Oltrepò Pavese, e sta dando buoni risultati, ottimi risultati direi, in termini di capacità di attrarre nuova utenza. Allo stesso modo il business model prevede un'evoluzione anche del modello operativo verso una forma ibrida, quindi in parte diciamo shuttle point e in parte servizi point to point, che ne aumenterà la sostenibilità economica. Ulm sta già scalando e continuamente sviluppando il proprio sistema di tracking,
planning multimodale inserendo nuove funzionalità all'interno di un'ampia comunità di sviluppatori e di città interessate a questa soluzione, come anche la città di Osijek in Croazia. Zalaegerszeg, all'interno del proprio piano di mobilità sostenibile, tenterà di replicare l'esercizio DRT in altre aree che non sono coperte dal servizio di trasporto esistente. In più, un altro elemento, diciamo, se vogliamo, diciamo, più orientato alle barriere alle barriere di carattere istituzionale, la città di Osijek sul tema Demand Responsive Transport ha avviato un dibattito in Croazia per la creazione di un sistema di regole, di regolamentazione e legislazione dove questo tipo di trasporto non è regolato a livello nazionale. Quindi il focus finale, a partire dal quale poi vi lascio diciamo, le principali strumenti e elementi di discussione, potremmo definirlo, seguendo il cosiddetto fil rouge, dei sistemi di DRT. Il DRT all'interno del nostro progetto, quindi il Demand Responsive Transport, ha affrontato barriere di carattere regolamentare nel caso di Osijek, dove uno studio di fattibilità e l'avvio del dibattito hanno iniziato a preparare la strada per l'introduzione di queste innovazioni. Ha favorito lo sviluppo di sistemi di coesione sociale e di connettività, soprattutto nel territorio di Zalaegerszeg in Ungheria, e a Crema e Pavia soprattutto si è concentrato sul tema dell'integrazione e delle potenzialità della digitalizzazione all'interno dei servizi di mobilità, cercando già di esplorare gli aspetti legati alla scalabilità, allo sviluppo di un approccio e di uno schema organizzativo collaborativo che sia in grado di generare valore sia per l'utente finale, sia per le amministrazioni pubbliche in coerenza con i propri obiettivi, ma anche per le aziende di trasporto che con uno shift di paradigma verso un approccio maggiormente collaborativo e meno focalizzato all'efficienza dei servizi tradizionali in quanto tali, potrà aumentare la propria rilevanza in termini di mercato e la propria attrattività nei confronti degli utenti di mobilità che rappresentano un bacino di domanda molto molto importante e ad oggi principalmente servito dalla mobilità privata. Spero di avervi dato buoni elementi per le discussioni successive. Io ovviamente rimango a disposizione nella mia breakdown room. Qui nella mia presentazione avete i link utili non solo del progetto, ma anche per vedere come funzionano i servizi, alcuni dei servizi che abbiamo implementato, e il link al repository dove c'è il codice open source generato dal progetto per sviluppare nuovi sistemi di nuovi ecosistemi di mobilità sostenibile. Grazie mille, ci vediamo dopo nella breakout room. Grazie mille Gabriele, e quindi dal tuo esempio si evince che effettivamente i progetti Interreg portano dei risultati e li mettono a terra, speriamo che sia anche il nostro caso. E quindi passerei la parola a Matilde Cecchi di Aria Science Park, che è responsabile del progetto Refiber, ovvero un interessante caso di applicazione di economia circolare. Prego Matilde. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ciao, sì. Sto provando a... Perché si vede la... La presentazione si vede. Ok. Adesso dovrebbe vedere il video, esatto. Allora, buongiorno a tutti e grazie Floriana per l'invito e agli altri organizzatori per l'invito all'evento di oggi. Prima di entrare nel vivo del progetto che appunto vi presenterò oggi, che stiamo sviluppando, mi presento brevemente. Sono Matilde Cecchi e lavoro in Area Science Park da circa 2 anni nell'ambito dell'economia circolare.
E Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca situato a Trieste che promuove lo sviluppo di processi di innovazione e di ricerca tecnologica applicata al sistema industriale, sia del territorio che nazionale. In particolar modo da circa 3 anni ha dato vita a un nuovo sistema, Argo, che è un sistema industriale basato appunto sull'innovazione di processi e prodotti, quindi in linea con la mission di Area, che mira ad aumentare la produttività economica, a creare posti di lavoro e soprattutto a supportare le imprese nella transizione digitale e circolare, facendo proprio da ponte, diciamo, tra la ricerca e l'industria. Argo è suddiviso in 4 asset principali. E, facciamo, io e i miei colleghi appunto facciamo parte dell'asset insediamenti industriali eco-innovativi che si occupa di attrarre nuovi insediamenti circolari, soprattutto nell'area retroportuale di Trieste, e di sviluppare appunto progetti su filiere per quanto riguarda il recupero di materiali, la riduzione di rifiuti o la produzione di energia comunque rinnovabile. E proprio all'interno appunto di questo asset ha preso vita questo programma che si chiama Refiber, che stiamo sviluppando in collaborazione con un partner privato Innovando. Il programma Refiber riguarda uno studio sulla fattibilità tecnica, economica e legale per la creazione di un sistema collettivo per la gestione delle imbarcazioni a fine vita, quindi soprattutto imbarcazioni in vetroresina. Durante l'intervento di oggi appunto vi spiegherò perché nasce Refiber, la mission finale di questo progetto, che a differenza degli altri casi di successo presentati oggi ancora non è concluso, quindi è un progetto in corso e speriamo che il prossimo anno potremo dire anche noi che sia appunto di successo, quindi proprio vi introdurrò qual è il fine di questo progetto e appunto le barriere che stiamo trovando e che appunto incontreremo durante lo sviluppo. Per concludere farò una panoramica su alcune attività e sui dati del contesto nautico italiano. Allora, come dicevo appunto, ad oggi in Italia non è presente un modello strutturato per la gestione delle imbarcazioni a fine vita, e questo provoca sia un problema, un forte impatto ambientale, perché tante imbarcazioni spesso vengono abbandonate nell'ambiente e creano appunto un problema per l'ambiente, ma non solo, creano anche un rischio appunto per la sicurezza della navigazione. Mentre per quanto riguarda quelle imbarcazioni che vengano correttamente, diciamo, smaltite, ad oggi la maggior parte vengono mandate in incenerimento o soprattutto in discarica. Un altro driver che ci ha portato a dar vita a questo progetto è anche un problema economico che vogliamo invece rendere un'opportunità di sviluppo per creare delle appunto filiere, nuove filiere industriali connesse al recupero di un rifiuto, che in particolare appunto è quello della vetroresina, quindi in ottica con l'economia circolare. E questo ci ha aiutato anche per i nuovi indirizzi appunto politici europei, come appunto sappiamo il Green Deal, il Circular Economy Package, che obbligano e comunque spingono a trovare soluzioni innovative per il riciclo dei rifiuti che ancora non vengono ad oggi appunto riciclati. Quindi diciamo che oggi Refiber è un programma che studia la fattibilità di un nuovo modello per la gestione delle imbarcazioni a fine vita. Domani la mission a cui si vuole arrivare è la creazione di un vero e proprio sistema collettivo o di un consorzio che sia basato su un quadro normativo ben definito e su una rete di servizi a livello nazionale che garantiscano il corretto e sicuro smaltimento delle imbarcazioni a fine vita e anche il recupero di quelle già abbandonate, promuovendo ovviamente il riutilizzo di tutti i materiali che le compongono. Il progetto è focalizzato per quegli scafi che hanno una lunghezza tra i 10 e i 24 metri, questo anche per un discorso di raccolta, diciamo, dati, perché
sotto i 10 metri non c'è l'obbligo, per imbarcazioni sotto i 10 metri non c'è l'obbligo di registrazione, quindi è più difficile avere un numero preciso su questi, mentre per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto tra 10 e 24, queste hanno l'obbligo invece di essere registrate appunto alla guardia, nel registro appunto delle imbarcazioni da diporto italiano. Focalizzandomi sulle barriere, appunto, come abbiamo detto, vogliamo creare un nuovo sistema. Quindi la prima cosa in cui ci troviamo davanti è l'assenza di un quadro normativo, quindi per la gestione di queste imbarcazioni a fine vita. Ci stiamo muovendo in questi due modi. Prima di tutto abbiamo mappato tutti i soggetti della filiera, quindi tutti i soggetti coinvolti nella filiera della nautica, per creare così una rete di stakeholders e creare una network con cui andare poi appunto a lavorare. Infatti Refiber è un'associazione, un sistema aperto a tutti gli stakeholders della filiera che vogliono aderire, che stiamo iniziando adesso a far crescere. Quindi come stakeholders non cerchiamo solo produttori, distributori o fornitori di barche e quindi anche di materiali per l'industria nautica, ma anche società che già ad oggi forniscono delle soluzioni di logistica, dei servizi di assistenza e di manutenzione per le imbarcazioni, ma anche centri di ricerca specializzati proprio nel trattamento di materiali complessi, come appunto la vetroresina, per cercare delle soluzioni proprio per un trattamento appunto più sostenibile e recupero di questo materiale. Siamo aperti appunto a introdurre in questa rete anche enti pubblici di normazione e controllo e anche vari ministeri per diciamo sostenerci. La fase successiva è quella di contribuire proprio alla definizione, quindi creare dei nuovi standard e delle norme nazionali sul recupero appunto delle imbarcazioni. Per quanto riguarda questa parte usiamo un approccio bottom-up, quindi quello che dovremmo fare è realizzare un quadro normativo nazionale per la gestione appunto delle imbarcazioni a fine vita basato sulla responsabilità estesa del produttore, sull'EPR, che deve essere appunto giusto, concretamente attuabile e non solo in linea con gli obiettivi ambientali, ma anche con l'interesse appunto di tutti gli stakeholders coinvolti, perché poi appunto il servizio verrà applicato su di essi e quindi creare una massa critica per andare poi anche a sviluppare un contributo che riguarderà non solo i produttori, i distributori, ma anche i consumatori stessi. Che cercheremo di fare coprire da investimenti pubblici. Qui appunto, giusto per due parole sulle PR, che appunto sappiamo non è altro che una policy ambientale che diciamo rende il produttore, in questo caso di imbarcazioni, responsabile di tutto il ciclo vita del prodotto, e quindi anche della parte di smaltimento finale, e con del nuovo decreto legislativo del settembre 2020, che recepisce poi le disposizioni delle direttive europee, diciamo che c'è stato un rafforzamento proprio a livello di articoli per spingere sull'istituzione di nuovi regimi, di EPR, oltre a quelli già presenti, che sono appunto le batterie, ci sono su prodotti come le batterie, i rifiuti di apparecchiature elettriche, elettronica, i pneumatici fuori uso e così via. Un'altra barriera di cui volevo parlare oggi riguarda più appunto proprio il materiale in sé, quindi abbiamo detto la vetroresina, perché dagli anni 50, diciamo quando è stato scoperto questo materiale, quasi che altro non è che poi resina, quindi plastica e fibra di vetro, la maggior parte delle barche sono state poi costruite con questo materiale e quindi ad oggi, ovviamente dopo una cinquantina di anni, si ritrova questo problema. E anche per quanto riguarda il materiale della vetroresina, c'è un problema anche qui di normativa, perché ad oggi non c'è ancora un decreto end of waste che ti permetta di appunto riciclare la vetroresina e di produrre poi materia prima seconda da essa. Quindi brevemente qui ho riportato tutti gli step del Ministero che ti permettano di arrivare alla pubblicazione di un decreto end of waste, e vediamo che ad oggi la vetroresina è ancora allo step 1, quindi
diciamo, cercare di accelerare questo processo per poterci appunto focalizzare poi sul riciclo della vetroresina. Un'altra cosa importante è che il progetto Refibere vuole anche per questo supportare e finanziare la ricerca e la sperimentazione sullo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per il recupero della vetroresina, che ad oggi o sono poche o comunque sono ancora a livello pilota. Infatti la vetroresina, oggi il 90% della vetroresina appunto correttamente gestita, finisce in inceneritore, ma soprattutto in discarica. Quindi qui gli ostacoli sono anche di tipo economico, perché comunque finché le discariche sono comunque disincentivate anche a livello europeo, però i costi sono ancora troppo bassi e soprattutto la produzione di nuova materia vergine rispetto al costo del trattamento per riciclarla ad oggi è ancora troppo basso. Quindi noi speriamo, supportando anche e finanziando le tecnologie, che domani riusciremo ad avere appunto dei trattamenti che permettano di produrre proprio nuova materia prima da reinserire nello stesso ciclo produttivo, quindi di riuscire ad avere alla fine del trattamento resina di nuovo da riutilizzare e fibra di vetro. In questo ambito, infatti, il programma prevede anche la creazione proprio di un centro pilota che probabilmente a cui verrà dato un'autorizzazione caso per caso per quanto riguarda il problema dell'end of waste, se non viene sbloccato, nell'Alto Adriatico, quindi insomma nella zona qua di Trieste, per concentrare appunto la raccolta degli scafi e il trattamento con queste best available technology che speriamo insomma saranno a livello industriale, per poi prevedere di individuare altri punti sempre a livello nazionale a seconda delle opportunità di mercato che saranno individuate. Qui ho brevemente riportato un timeline delle varie attività, che ovviamente sono tutte macro attività, poi dentro ognuno di queste ci sono studi, ricerche, e volevo giusto alla fine soffermarmi su dei dati, perché anche questa può essere vista come appunto una barriera, perché comunque sappiamo che sia la mappatura, tutto il lavoro di mappatura delle fonti ufficiali, sia il recupero appunto dei dati, che alcuni magari sono, come dicevo prima, registrati per quanto riguarda le imbarcazioni, infatti questo è il parco nautico immatricolato negli uffici marittimi per le imbarcazioni con una lunghezza tra 10 e 24 metri. Per quanto riguarda invece quello sotto 10 metri, c'è proprio un problema di raccolta di dati, di avere delle stime certe sulle imbarcazioni che già magari sono abbandonate e che è difficile da stimare. Qui appunto è una fonte che abbiamo utilizzato, è quella del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove riportiamo l'andamento del parco nautico a livello nazionale negli ultimi 20 anni, e vediamo che è aumentato dell'80%. Questo perché da un'analisi tecnica poi di questi dati che abbiamo appena concluso, volevamo stimare, quantificare proprio la vetroresina, la quantità di vetroresina che probabilmente verrà mandata a trattamento nei prossimi anni. Quindi calcolando un numero di imbarcazioni con un'età maggiore di 20 anni, che è la stima della vita media delle imbarcazioni da diporto, e facendo uno studio sulla quantità di vetroresina presente in una barca rispetto al peso totale, che è circa del 45-50%, abbiamo ricavato una stima, ovviamente sempre una stima, della vetroresina che andrà appunto a trattamento e smaltimento nei prossimi anni, circa appunto di 68-79 mila. Poi c'è da considerare appunto anche tutta quella delle imbarcazioni minore di 10 metri e di quelle appunto già abbandonate. Da qui poi partiremo, abbiamo già rapporti con i cantieri del territorio e con cui andremo a fare poi un'analisi dei costi di smaltimento per ricavarci l'eco contributo e poi appunto creare proprio il nostro modello, come dicevo, di PR e di sistema. E spero di aver attirato l'attenzione su questo tema, e che proprio coincide appunto con il tema vivo dell'economia circolare, e vi ringrazio per l'attenzione. Qui lascio il sito sia al sistema Argo di Area sia al Refiber e i miei contatti per maggiori informazioni. Grazie mille Matilde, in effetti è stato
un'ottima introduzione a un progetto in, in un campo che appunto sta cercando di fare quello che in gergo possiamo definire sense making, cioè deve ancora definire l'ambito delle potenzialità e soprattutto è ancora fuori norma, per cui appunto sono tante le i dati che mancano, che bisogna creare e su cui bisogna attirare comunque l'interesse e quindi un grosso lavoro quello che vi aspetta in effetti. Sì. Ti ringrazio moltissimo. Sì. Bene, allora passiamo la parola all'ultimo dei progetti che andiamo a presentare e quindi al mio collega Stefano Sala di Unimont che introdurrà il progetto Smart Altitude su appunto dedicato al turismo sostenibile. Prego Stefano. Sì, buongiorno a tutti, spero vediate le slide. Allora, sostanzialmente sarò molto breve. Anche io presento un progetto Interreg finanziato su fondi spazio alpino che terminerà a breve il 16 maggio, infatti l'11 maggio avremo l'evento finale. Sostanzialmente di cosa si tratta? È un progetto focalizzato sul tema del cambiamento climatico e l'impatto che le operazioni delle stazioni sciistiche hanno su sul consumo di energia, specialmente nelle vallate alpine. Il progetto quindi mira a sviluppare e implementare soluzioni tecnologiche per ottimizzare l'utilizzo di energia, di acqua e di tutte le altre fonti che vengono utilizzate per l'operatività delle piste, in modo da ridurla, efficientare l'utilizzo di energia, perché secondo alcuni studi è possibile ridurre del 40% questo utilizzo, quindi in tempi in cui comunque i cambiamenti climatici stanno impattando anche questa industria, è necessario agire con un approccio e una visione molto a lungo termine. Questo è importante e rilevante perché nei territori montani, in Italia come anche in tutti gli altri stati alpini, l'economia di alcune vallate dipende ancora tutt'oggi dall'indotto che è generato dall'industria del turismo e nello specifico per quanto riguarda il turismo invernale l'industria dello sci. Questo anche connettendomi al tema del Covid che stiamo vivendo oggi, infatti i comprensori sciistici hanno vissuto una problematica ulteriore perché sono dovuti rimanere chiusi sostanzialmente tutta la stagione attuale. Quindi il progetto ha coinvolto 11 partner europei e come vedete l'interazione è a triplice elica, nel senso che il lead partner è un comune, un piccolo comune in Francia, Les Orrets, che ha una stazione sciistica, quindi nel loro caso sono i gestori poi del comprensorio. Poi avevamo delle aziende come Electricité de France, che gestisce appunto l'approvvigionamento elettrico al comprensorio, altri comprensori sciistici come Crani e Krbavec in Slovenia, Fondazione Brun Kessler, che è stata già menzionata in un'altra presentazione, che ha gestito un po' tutto il discorso dell'efficientamento energetico e dell'audit dei consumi attuali dei comprensori sciistici insieme a Trentino Sviluppo. Poi abbiamo l'Accademia Austriaca delle Scienze e noi che abbiamo gestito più la parte per quanto riguarda l'Accademia del GIS, quindi la creazione di dataset che potessero aiutare i comprensori sciistici a pianificare questi efficientamenti o comunque l'utilizzo di energie rinnovabili in loco, e noi invece per la parte di policy e di interazione con il mondo della governance. Sostanzialmente quindi siamo andati ad agire su quattro tematiche principali. Il primo è l'utilizzo di energia, tentando di iniziare un discorso con diversi compressori sciistici di smart grid, sistemi integrati di gestione dell'energia. Energia rinnovabile, quindi sottolineando il potenziale che i territori hanno per produrre energia rinnovabile in loco, quindi riducendo anche le emissioni e l'utilizzo di fonti non rinnovabili. L'utilizzo di acqua, perché purtroppo, visto i cambiamenti climatici, le stazioni sciistiche stanno sempre più implementando l'utilizzo dei canoni artificiali, quindi per la produzione di neve artificiale, che utilizzano molta acqua. Quindi anche in quel caso è necessario un attimo un ragionamento di sistema per capire
e ragionare anche su quali piste vale la pena investire sull'innovamento artificiale e poi la mobilità sostenibile, perché comunque è necessario agire in un sistema integrato. Io per esempio mi risiedo all'Aprica, per esempio è un problema molto sentito perché tutte le persone, vista mancanza di trasporti pubblici in provincia di Sondrio, si muovono sostanzialmente con la sua auto, con la loro auto privata, e questo crea disagi anche alla popolazione locale. Quindi nel progetto abbiamo coinvolto, come in altri progetti presentati prima di me, dei Living Lab, che hanno testato le soluzioni e gli approcci per capire quali sono i problemi che vengono riscontrati, quali sono le soluzioni che sono più fattibili e implementabili, e per poi generare una baseline, diciamo, con cui abbiamo coinvolto dei replicator, quindi altre stazioni sciistiche che hanno iniziato un discorso con la partnership per tentare di intavolare appunto questa discussione sulla riduzione delle emissioni. Quindi come vedete avevamo l'ESOR, che era anche il capofila, Madonna e Campiglio in Italia, che era gestita da Trentino Sviluppo insieme a Fondazione Bruno Kessler, Xvavec in Slovenia e Verbier, quindi delle stazioni sciistiche tutte a livelli diversi, come vedete, perché per esempio sia l'ESOR che Madonna e Campiglio erano quelle un po' più avanzate. Xvavec in Slovenia era l'esempio un po' meno avanzato, nel senso che non hanno neanche iniziato a pensare come, non avevano ancora iniziato a pensare come intervenire sui loro consumi energetici, mentre anche Verbier era un po' più avanzato come stato. Quindi gli interventi sono stati, diciamo, targetizzati in base al Living Lab nello specifico. Come dicevo, dopo una fase di test di varie soluzioni nei comprensori sciistici che sono stati coinvolti nel 2018, abbiamo deciso di coinvolgere altre stazioni sciistiche. Lo scopo qual è? È di interagire con altri comprensori, quindi ovviamente mi riconnetto a una presentazione fatta prima, il tema dell'open data in questo caso non è molto apprezzato, nel senso che ovviamente sono competitor tutti i comprensori sciistici l'uno con l'altro, quindi non hanno particolarmente piacere a condividere tutti i dati, specialmente per quanto riguarda i loro consumi, i loro indotti in base ai loro costi. Quindi l'approccio qual è stato? Di farli discutere invece su una tematica in cui anche loro possono guadagnarci, perché comunque i risparmi energetici che abbiamo testato sui 4 Living Lab hanno portato a un risparmio anche dei costi di gestione non indifferente nei 4 Living Lab, e quindi la presentazione era di opportunità per gli imprenditori e opportunità anche per i decisori politici, e poi riprenderò questa tematica. Quindi abbiamo coinvolto 20 stazioni sciistiche in Italia, per esempio Aprica, Ponte di Legno Tonale, Bardonecchia, Sestriere, Pinzolo, eccetera, eccetera. Di questi, ovviamente, sono stati tutti coinvolti in webinar dedicati e momenti di discussione dedicati. 11 hanno già effettuato un primo energy audit, perché il problema in questo settore in realtà è che nonostante si consumi molta energia, non tutti i comprensori hanno bene a fuoco quanta ne consumano, cioè quanti consumi hanno per ogni stagione e dove ci sono gli spazi per migliorare questi consumi. Avanti, ecco, ok. Quindi diciamo questi 4 step sono stati fatti anche in un'ottica di sostenibilità del progetto a termine del finanziamento Spazio Alpino. Infatti abbiamo coinvolto, quindi come vedete qua è riassunto tutto il processo, i 4 Living Lab, poi 20 replicator, abbiamo istituito un network di interazione con anche pubblica amministrazione e start-up e comunque imprese interessate alla tematica del consumo di energia nei comprensori sciistici e più in generale sul tema del turismo invernale. E l'idea è che questo network vada ad agire ancora in futuro, adesso c'è una connessione con la strategia europea per la regione alpina, per iniziare un discorso più di approccio al turismo invernale nell'ambito alpino. Quindi abbiamo sviluppato un decision making tree, che è sostanzialmente uno strumento a supporto dei policy maker e dei gestori di stazioni sciistiche, che aiuta step by step, eccolo qua, sono 6 step,
a prendere decisioni in questo senso, cioè quindi capire innanzitutto a che livello sono, quindi quali sono i consumi che hanno, quali sono i costi operativi che hanno, definire le priorità, pianificare come migliorare questi consumi e ridurli, implementare quindi azioni verso questo senso, monitorare quindi tutto quello che è stato implementato e poi comunicare, perché il focus era anche sul fatto che comunque implementando questo tipo di azioni i compressori scistici possono godere diciamo di un vantaggio anche rispetto agli altri comprensori che invece sono un po' più arretrati o che comunque non hanno iniziato a ragionare in questo senso. Quali sono state le criticità riscontrate sostanzialmente? Come detto già da altre presentazioni, uno dei problemi principali è il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. In questo abbiamo riscontrato delle criticità perché i compressori scistici comunque tendono ad essere molto dei sistemi chiusi e a non parlare neanche con il territorio in cui si trovano, quindi i cittadini spesso non sono coinvolti nelle loro decisioni, nel bene e nel male, e non c'è in quasi nessun caso un sistema o comunque un network per capire come gestire i flussi turistici che si hanno in queste località. Quindi questo ovviamente ha un impatto negativo, perché se non si pianifica tutti insieme in che direzione si vuole andare, quali sono le criticità e se ne discute, ovviamente non si riesce a migliorare a lungo termine. Il secondo problema che abbiamo riscontrato è la parte della pubblica amministrazione, più nello specifico della governance. Come è già stato detto prima, non esistono strategie specifiche su questa tematica. Sulle strategie S3 non esiste, o meglio, nella passata periodo di programmazione 2014-2020, ben poche regioni avevano selezionato il turismo invernale come priorità e ben poche, solo l'Alto Adige, forse il Trentino e altre poche, avevano identificato i compressori scistici come una priorità in termini di efficientamento energetico e quindi adattamento ai cambiamenti climatici in corso. Questa è una criticità perché ovviamente in realtà tutte le regioni, sia italiane che straniere, poi ogni anno sostengono queste industrie perché comunque ne riconoscono il valore per il tessuto socio-economico dei territori montani. Per esempio in Lombardia ogni anno sovvenzioniamo i compressori scistici per l'innevamento artificiale, ma ad oggi manca ancora un discorso di un processo a lungo termine, ovvero ok, sovvenzionare l'innevamento artificiale, però io devo chiedere al decisore politico che le industrie, quindi in questo caso i compressori scistici, che godono dei miei ristori o comunque dei miei bonus per questa attività, di implementare o comunque iniziare un discorso di adattamento ai cambiamenti climatici, perché è il discorso che noi facciamo sempre, che comunque i cambiamenti climatici sono una realtà. Quindi loro dovranno per forza adattarsi a questa cosa. Il consumo di energia è sempre più un problema, e anche di acqua, quindi o si inizia a pianificare a lungo termine quali sono gli obiettivi, oppure si avranno poi problemi maggiori successivamente. Quindi diciamo questa interazione con i decisori politici è cruciale ed è particolarmente difficile, perché le industrie comunque ovviamente non hanno l'approccio di interazione, o meglio l'industria dello sci nello specifico, non ha un approccio di interazione con tutti gli stakeholder attualmente, quindi questa cosa viene un attimo bypassata e si ha un rapporto, un dialogo diretto solo tra industria dello sci e decisore politico, però senza coinvolgere anche il mondo della ricerca e la società civile, che possono invece provvedere a portare soluzioni concrete di miglioramento dell'industria stessa. E l'ultimo problema che vorrei sottolineare è l'investimento sul capitale umano, perché purtroppo i compressori scistici hanno ben poco personale tecnico dedicato, e spesso una delle critiche che abbiamo ricevuto era il fatto che per compilare il nostro primo audit energetico ci volesse molto tempo e una persona dedicata ad analizzare e raccogliere tutte le informazioni riguardanti i consumi energetici, eccetera, eccetera. Questa è una criticità che può essere anche risolta attraverso l'intervento della pubblica amministrazione, quindi ancora si vede come l'interazione possibile tra i tre mondi potrebbe favorire l'avanzamento e l'adozione di soluzioni innovative, perché se dei compressori scistici non hanno
personale dedicato e personale tecnico in grado di fare questa attività, potrebbe intervenire la regione o comunque un altro ente a supporto. Per cui niente, sostanzialmente questa è la nostra esperienza. Poi ovviamente abbiamo sviluppato varie recommendation per i policy maker o comunque anche varie raccomandazioni per promuovere questi processi, ma direi che per l'obiettivo del webinar di oggi quello che ho sottolineato è appunto la necessità di interagire tra i diversi mondi per promuovere soluzioni innovative che esistono già, e in questo caso per esempio Fondazione Bruno Kessler e Trentino Sviluppo le avevano già attraverso anche delle start-up che sono nate da dei loro lavori. La necessità è quella di prendere queste innovazioni e immetterle, diciamo, nel sistema della pubblica amministrazione, nel sistema di riferimento, in questo caso dei compensatori sciistici, per poi attuarle e promuoverne l'utilizzo soprattutto. Niente, quindi sostanzialmente questo. Poi sono a disposizione ovviamente per ulteriori domande se necessario. Grazie mille Stefano. Con questo abbiamo concluso le nostre 5 presentazioni che sussumono i temi della giornata. Ora, prima di iniziare a distribuirci nelle stanze, io personalmente vorrei lanciare alcune, diciamo, parole chiave che, almeno per quanto mi riguarda, sono emerse dalle presentazioni che vorrei condividere e magari possono essere un primo punto di partenza per le discussioni nelle stanze. La prima è, il primo spunto è, mi sembra che per tutti questi temi sia emerso come fondamentale la gestione e la mappatura di dati e anche e soprattutto fonti di informazione, quindi capire, ripeto, come dicevo prima, fare il sense making della situazione competitiva o non competitiva in cui si vuole operare, e appunto il ritrovamento e la gestione dei dati. La seconda è la creazione o la necessità di inserirsi, appunto di creare un ecosistema o, come nell'ultima esperienza, un sistema integrato in cui appunto tutti i componenti riescano a gestire le informazioni e soprattutto a parlarsi con livelli di comunicazione che siano quanto più possibile immediati. E infine anche l'elemento culturale che è emerso in almeno un paio di spunti. Quindi con, da una parte, se vogliamo, negativo, quindi è necessario uno sforzo in più per sganciarsi da alcuni retaggi probabilmente riguardo a come gestire l'innovazione, ma dall'altro anche positivo, nel senso che quello che ho sentito è stato un grande sforzo da parte di tutti di networking, di costruzione di relazione di relazioni, e questo ci viene riconosciuto normalmente nel panorama internazionale come uno dei nostri punti di forza, appunto la capacità di creare relazioni e spesso appunto di trattenerle nel lungo periodo. Penso che soprattutto per quanto concerne i processi di open innovation, che se vogliamo caratterizzano come tema cross-cutting tutte e cinque le esperienze che abbiamo visto, i processi di open innovation, diciamo, nascono in contesti anglo-americani che hanno un set culturale completamente diverso dal nostro, e perciò vanno probabilmente adattati a quello che è il nostro sostrato culturale, ma io sono molto positiva al riguardo che in un'ottica forse più limitata e più di lungo periodo possano rappresentare per noi un elemento di successo. Senza tediarvi ulteriormente, allora vi proponiamo
in linea con lo spirito di adattamento che ormai ci contraddistingue tutti nell'ultimo anno e mezzo, un piccolo cambiamento rispetto all'agenda, ovvero dato che siamo un numero di partecipanti tutto sommato abbastanza limitato, vi proponiamo due giri di tavolo e quindi dovrete scegliere le due materie, i due topic che maggiormente vi interessano. Ogni tavolo durerà circa mezz'ora. Nel caso in cui un tavolo non fosse abbastanza numeroso, potrete confluire in altri tavoli eventualmente di vostro interesse. Prego Giacomo di operare quindi la suddivisione delle stanze in cui ciascuno di voi potrà poi selezionare quella che desidera frequentare. Grazie mille.